Lo sapevate che un esercizio al giorno leva il prof di torno? Salve, oggi facciamo. Salve, oggi facciamo un esercizio per calcolare la concentrazione molare di una soluzione. Se 10,25 grammi di idrossido di sodio sono sciolti in 750 grammi di acqua, qual è la concentrazione molare della soluzione? Attenzione qui, perché stiamo parlando di molarità, non è la molarità. La molarità ci è data dal numero di moli presenti in un litro di soluzione, soluto più solvente. La molarità invece ci è data sempre dal numero di moli, però disciolti in un chilogrammo di solvente. Quindi scrivo la formula. Molarità minuscola è uguale al numero di moli di solito diviso la massa del solvente. In chilogrammi. Mi mancano le moli di soluto perché la massa del solvente ce l'ho 750 grammi. Le moli di soluto li posso ricavare dalla seguente relazione. Massa in grammi fratto massa molare. Scrivo abbreviato mm grammi su mol. Uguale la massa in grammi è uguale a 10,25. La massa molare dell'idrossido di sodio è uguale a 40 grammi su mol. Risultato mi dà 0,256 mol, perché grammi e grammi vanno via. Adesso il numero di mole posso sostituire e risolvo il problema. Quindi mi riscrivo la formula della molarità. Abbiamo detto moli su massa solvente. Scrivo puntata solvente detto sempre in chilogrammi le moli sono uguali a 0,256. La massa del solvente è uguale a 750 grammi, equivalgono a 0,750 kg. Facendo questo rapporto ottengo 0, scriviamo in rosso, virgola 34. Molare. Quindi la concentrazione di questa soluzione è uguale
a 0,34 molare. Buongiorno, lo stesso esercizio di prima che ha fatto il prof, io lo faccio in maniera rapida e veloce. Come? La traccia già la sappiamo, parto da questa relazione. Massa in grammi è uguale alla molarità per chilogrammi di solvente. La massa molare. Quello che mi chiede il problema è la concentrazione molare. M piccolo. Con questa relazione, facendo una formula inversa, mi trovo la molarità. Molarità uguale. Allora, M lo lascio di qua, chilogrammi di solvente e massa molare risposto a sinistra delle uguaglianze, quindi vanno al denominatore. La massa in grammi già si trova di là e rimane al numeratore. In poche parole, scrivo massa in grammi. Fratto chilogrammi solvente per la massa molare. La scrivo abbreviato mm gram su mol. Sostituisco. La massa in grammi è uguale a 10,25, chilogrammi di solvente, qui ho 750 grammi, che sono uguali a 0,750 chilogrammi, e la massa molare dell'idrossido di sodio è uguale a 40 per 40. Sul modulo, qui questi sono chilogrammi, il risultato di questo mi dà la concentrazione molare che è uguale a 0,34. Visto come veloce, con una semplice formula, posso arrivare direttamente al risultato, però attenzione, non dimenticate di svolgere l'esercizio anche con le formule come ha fatto il prof. Bene? Alla prossima! Ciao ciao!